Proponiamoci con questo video di risolvere questa equazione che sembrerebbe alquanto diversa rispetto a quelle che abbiamo visto nei video precedenti. Innanzitutto non c'è l'incognita x, ma compaiono tutta una serie di lettere un po' strane oltre ai coefficienti numerici. Ecco, per chi studia scienza delle costruzioni, i significati di queste lettere sono chiari. Con M maiuscolo stampatello si indica generalmente un momento, una reazione vincolare che è un momento. Con M maiuscolo ma in corsivo si indica in genere un momento inteso come carico esterno, con L una lunghezza, con E il modulo di elasticità, il modulo Young, con I il momento di inerzia della sezione. Ma questi significati delle varie lettere per ora non ci interessano. Questa è un'equazione e vogliamo vedere se riusciamo a risolverla considerando che l'incognita è la lettera M con B. E si tratta, come abbiamo visto appunto in precedenza, di ridurre questa equazione alla forma base, alla forma ridotta del tipo A per X è uguale a C, da cui ricaviamo X che è uguale a linea di frazione, termine noto C, fratto il coefficiente della X che è A. Quindi dobbiamo fare una serie di operazioni. Allora, innanzitutto vediamo un po' di riscrivere meglio questa frazione. E allora, M per L su 6 volte I, più M con B per L su 3 volte I. È uguale. Allora, qui possiamo scrivere al numeratore 27 QL al cubo. Il denominatore di questa frazione moltiplica 24 e quindi abbiamo 192 I. E poi resta meno M con B per 3 volte L su 6 volte I. Ora, un'altra considerazione che possiamo fare. Possiamo eliminare queste due lettere E I che compaiono ai denominatori di tutte le frazioni, perché possiamo moltiplicare primo membro e secondo membro per E I. E quindi facciamo le dovute semplificazioni e quindi queste due lettere possiamo subito eliminarle. Non solo, osserviamo questi coefficienti 6, 3, 192, 6. Sono tutti divisibili per 3. Sommiamo queste cifre del numero 192, 9, 1, 10 più 2, 12, quindi è divisibile per 3. E quindi dividiamo 6 per 3, abbiamo 2. Dividiamo 3 per 3, abbiamo 1. 192 diviso 3 ci dà 64. 6 diviso 3 è 2. Quindi riscriviamo il tutto. ML fratto 2 più M con B per L uguale 27 64esimi QL al cubo meno M con B per 3 volte L mezzi. Ricordiamo, l'incognita è questa, M con B. Dobbiamo portare tutti i termini con l'incognita al primo membro e i termini noti al secondo membro. Allora, termini con l'incognita sono questo, M con B per L. Poi c'è questo termine che è negativo, passa al primo membro e diventa positivo, cambia di segno, quindi più M con B, 3 volte L mezzi. È uguale, i termini noti. Allora, abbiamo al secondo membro già questo termine, che è 27 su 64, QL al cubo. E questo termine passa al secondo membro e diventa negativo, quindi meno M per L mezzi. Però possiamo fare un'altra osservazione, che qui abbiamo il termine L comune ai quattro termini. Quindi possiamo dividere tutto per L, qui abbiamo L al quadrato, e resta M con B più M con B per 3 mezzi è uguale a 27 64esimi QL al quadrato meno M mezzi. Allora, qui possiamo sommare questi due termini. Mettiamo M con B in evidenza, che moltiplica allora 1 più 3 mezzi è uguale, e qui non possiamo sommare, quindi lasciamo queste espressioni. E allora, come continuare? M con B, questo è il numero misto, 2 per 1, 2, più 3, 5, quindi per 5 mezzi, è uguale a 27 64esimi, quello al quadrato, meno M mezzi.
Ora, 5 mezzi è il coefficiente dell'incognita x che va posto al di sotto del termine noto, che è tutto questo, tutta questa espressione. È tutta termine noto. Allora, se noi dividiamo questo termine noto per il coefficiente 5 mezzi, vuol dire che dobbiamo moltiplicare questo termine noto per l'inverso di 5 mezzi. Quindi possiamo scrivere che m con b è uguale a 2 quinti per 27 su 64 QL al quadrato meno m mezzi. E in effetti questa è la soluzione dell'equazione, cioè il valore di m con b, che come vediamo non è un numero, un coefficiente singolo, preciso, o una lettera, ma un'espressione abbastanza complessa. Possiamo pervenire a un singolo coefficiente se andiamo a inserire i valori numerici corrispondenti alle varie lettere. E allora, possiamo stabilire ad esempio che il termine Q, con il quale si indica un carico uniformemente distribuito e costante, vale 4 kN su metro. Il termine L, che è una lunghezza, vale 2 metri. E il termine M maiuscolo in corsivo, che è un momento applicato, vale 6 kN per metro. E allora sostituiamo questi termini in questa soluzione e vediamo a cosa perveniamo. E dunque possiamo scrivere M con B è uguale a 2 quinti che moltiplica 27 su 64 per Q, che vale 4. Inseriamo solo i valori numerici, ma ricordiamoci che 4 è kN fratto metro. Per L al quadrato, ora L vale 2, quindi 2 al quadrato, l'unità di misura è il metro, ma elevato al quadrato qui abbiamo M al quadrato, meno M maiuscolo che vale 6, ricordiamo che 6 sono kN per metro, diviso 2, quindi per un mezzo. E allora possiamo fare qualche operazione. Possiamo scrivere 2 quinti che moltiplica 27 su 64. Qui abbiamo 4 per 2 al quadrato, 2 al quadrato è 4, per 4 è 16. Meno 6 diviso 2 è 3. Possiamo semplificare il 16 con 64. Qui abbiamo 1, qui abbiamo 4. E quindi abbiamo 2 quinti che moltiplica 27 quarti meno 3, e cioè 2 quinti, questo è il numero misto, che moltiplica 4 per 3 12, 27 meno 12 è 15, quindi 15 quarti. Possiamo fare delle semplificazioni, 15 diviso 5 è 3, abbiamo 3 mezzi, e cioè 1,5. Di cosa stiamo parlando? Qual è l'unità di misura? Allora, qui abbiamo effettuato questa operazione moltiplicando kN su metro per metro al quadrato, semplifichiamo, restano kN per metro. A questo termine abbiamo sottratto questo che è espresso in kN per metro, quindi alla fine parliamo di kN per metro. E questa è dunque la soluzione dell'equazione di partenza quando attribuiamo alle varie lettere, escluso ovviamente l'incognita, i loro valori numerici. Bene, ci possiamo fermare qui. Buon lavoro.